Maria Carmela Lanzetta, ex ministro degli affari regionali e delle autonomie, lo è stato fino al Buonasera. 30 gennaio scorso, ex sindaco di Monasterace, siamo in provincia di Reggio Calabria. Di mestiere lei faceva la farmacista, no? A un certo punto, vista la condizione del suo paese, ha detto: beh, io devo impegnarmi, devo rimboccarmi le maniche, devo fare qualcosa. E ha deciso di candidarsi. Che anno era? 2006, diciamo che la decisione è stata presa insieme a molti altri cittadini, è stata una decisione partita piano piano, è stata una scelta degli altri, era necessario l'impegno, quindi molte persone con diciamo, la voglia di poter lavorare per il luogo dove si abita, dove si è scelto di vivere, abbiamo deciso di provare, abbiamo deciso di impegnarci, quindi abbiamo organizzato una serie di discussioni sul territorio, di conoscenza profonda del Insomma, nasce un territorio movimento, e no? Piano nasce un piano. movimento da cui poi è nata quella che è stata una lista presentata per le amministrative, si votava nel maggio del 2006 E si e vince. abbiamo vinto le Si elezioni. vince, anzi si E stravince, quindi con sì, 62 e rotto per abbiamo cento, vinto. 62,2% delle preferenze. E beh, una volta arrivati a guidare il comune, avete fatto quello che avevate promesso. Vi siete dati da Sì, fare. certo, abbiamo No, non è iniziato. piaciuto molto però ad alcuni, eh. Diciamo che abbiamo avuto la simpatia di molte cittadine e cittadini che ci hanno incoraggiato ad andare avanti e abbiamo cercato di tirare fuori il comune da quella condizione di difficoltà in cui si trovava, lavorando su tanti fronti, lavorando su quello che era il decoro urbano, lavorando su quella che era soprattutto la riorganizzazione degli uffici comunali, e lavorando anche sui bandi che via via venivano presentati in regione per poter portare a Monasterace finanziamenti utili e necessari perché il paese si sviluppasse nel modo migliore possibile. Parlo della ristrutturazione delle scuole soprattutto e di molti altri lavori pubblici indispensabili. Nel corso del primo mandato i primi segnali, no? Due vetture bruciate per Tre due, vetture tre vetture bruciate dopo un bruciate. anno di amministrazione. Insomma, qualche segnale che E incominciavate a dare fastidio. molte lettere anonime, di consigli, di minacce, quindi delle difficoltà notevoli, difficoltà politiche di ogni genere, dimissioni di alcuni consiglieri. Comunque siamo riusciti a finire Il il primo primo mandato, mandato. tutto sommato. Nel secondo mandato, 2011, tra mille difficoltà, si è riconfermati perché evidentemente si è lavorato bene e lì l'escalation aumenta, no? Sì, Incominciano degli attentati molto più importanti. siamo rieletti con una lista di giovani e soprattutto di donne. Sia nella prima che nella seconda amministrazione ho avuto con me moltissime donne, donne elette nel Consiglio Comunale e donne che hanno fatto parte della Giunta. Dopo un mese dalla seconda rielezione mi viene bruciata la farmacia da quattro persone mascherate che incendiano la mia farmacia alle 3 di notte. E dopo abbiamo ricominciato a lavorare con sempre più determinazione, con più forza, perché dopo che si viene colpiti e quando si continua a lavorare, uno assume ancora maggiore consapevolezza sulle cose da farsi e soprattutto sulle scelte. Ma le intimidazioni non finiscono, no? Ce ne sono altre, colpi di pistola alla sua auto, alla serranda della farmacia. A quel punto le dimissioni. Ecco. Sì, ma non sono dimissioni di paura, sono dimissioni di timore, di non riuscire a fare il sindaco con la libertà con cui avevamo sempre fatto le scelte. Per cui le mie dimissioni, dopo i quattro colpi di pistola e dopo il colpo di pistola insieme alla macchina e alla serranda della farmacia avvenuta alle 11 di sera, 10 minuti prima che mio figlio rientrasse a casa, sono state da una parte l'idea
che l'escalation fosse sempre più forte, più alta, e quindi mettevo a repentaglio quella che è la mia famiglia, ma anche il timore fondato di non riuscire a fare il sindaco come l'avevo sempre fatto. E quelle dimissioni poi sono state invece straordinariamente conosciute, amplificate. Ecco, lei è diventato un simbolo, possiamo definirla così, della legalità contro la criminalità organizzata. Ecco, io vorrei chiedere proprio questo: sentirsi un simbolo, che vuol dire? Significa la consapevolezza di essere dalla parte giusta e la consapevolezza di dover fare scelte sempre più rigorose e sempre più determinanti, che portino sì allo sviluppo del luogo dove uno è chiamato a fare il sindaco, ma che siano anche di risonanza altrove, in modo tale da dire a tutti: questa è la strada da seguire, queste sono le scelte, cioè il valore della scelta e della responsabilità. E diventa simbolo nazionale perché Renzi la sceglie nella sua squadra, lei diventa ministro per gli affari regionali e altre deleghe. Questo accade nel febbraio del 2014. Sì. Dura un anno la sua avventura da ministro, perché nel gennaio del 2015 lei si dimette, ancora una volta si dimette, ma per un motivo totalmente diverso, perché doveva diventare assessore della nuova giunta regionale calabrese guidata da Mario Oliverio. L'incarico era quello di assessore alle riforme istituzionali, cultura e istruzione e sport. Bene, lei si è dimessa, doveva accettare l'incarico, ma a un certo punto decide di non accettarlo più. Perché? Faccio un passo indietro. Dopo 2 anni e mezzo di mandato io mi sono dimessa da sindaco perché c'era un vulnus nella mia amministrazione. C'era un voto contrario, un solo voto contrario ad una costituzione di parte civile verso un dipendente comunale che doveva subire processo insieme ad altre persone, ad altri imprenditori. Quindi io ho lasciato definitivamente il mandato consapevolmente per quello che ho visto, una grave carenza all'interno, un vulnus all'interno. Poi, appunto, vede che nella sua giunta si gira e che cosa vede? Dico, qualcuno ha avuto timore e quindi lascio definitivamente. Dopo torno al mio lavoro. Prima di essere chiamata a fare parte del governo Renzi mi presento con una lista per la direzione, per la scelta per le primarie del Partito Democratico, e Vibo Valentia, Reggio Calabria, e vengo eletta ed entro in direzione nazionale. Ecco, questo è un impegno che mantengo e che voglio mantenere. Spiega il suo rifiuto. Poi vengo chiamata a fare parte del governo Renzi. Nel mese di gennaio arriva la proposta di diventare assessore nella mia regione. Accetto consapevolmente, anzi accetto con generosità, direi, proprio con il piacere di tornare in Calabria e poter lavorare in Calabria. Mi rendo conto che probabilmente non è la scelta giusta, perché non si parte con delle persone che non abbiano più ombre dietro le spalle, e quindi dopo 2 giorni di difficoltà personale in cui mi chiudo in un grande silenzio per responsabilmente poter scegliere, scelgo liberamente di non fare parte della giunta regionale calabrese. E visto che avevo... Perché c'era un esponente... Perché c'era in alcune inchieste per voto di scambio. Non è indagato, non ha avvisi di garanzia, però ci sono delle informative dei carabinieri, della finanza e della polizia di Stato su materiale riguardo la sua elezione del 2010. Stiamo parlando di Nino Gaetano. Trovato nelle residenze legate alla cosca Tegano, che è la cosca del quartiere Archi di Reggio Calabria. Questo vuol dire, Lanzetta, che sulla legalità non si può trattare? Non si può trattare, no. Non si tratta.
non bisogna avere ombre, bisogna fare le scelte anche dolorose, anche di rinuncia, ma in questo momento in cui siamo in Italia e in questo momento in cui siamo in Calabria, con le elezioni che si sono vinte per il centro-sinistra solo nel novembre del 2013, bisogna dare assoluta fiducia ai cittadini, bisogna dare l'idea di un corso che magari non si sa dove possa portare per quanto riguarda i risultati dell'azione amministrativa, ma di persone che si impegnano per il territorio e sul territorio assolutamente senza ombre.